Allora, non so se avete saputo questa storia, perché dicono di noi calabresi che siamo permalosi. Ed è vero. E io ho sentito questa notizia recentemente che i calabresi si sono offesi perché Giancarlo Magalli, sono presa con Giancarlo Magalli, perché lui durante il suo programma chiama la gente a casa, aveva chiamato un ragazzo calabrese, il tizio non gli ha risposto e quindi lui ha pensato di fare una battuta irriverente, no? Ha detto, ah, i calabresi non rispondono a quest'ora perché sono impegnati a scippare le vecchie. Scippare le vecchie, quanto è ingenua la visione del crimine di Magalli della Calabria, che lui pensa che il nostro problema sia lo scippo delle vecchie. Ma non li leggi i giornali? Quale quotidiano ha mai titolato, oh, ennesimo caso in Calabria di scippo? Faida tra i borseggiatori calabresi. Il primo crimine commesso in Calabria credo sia stato il sequestro di persona. Questo è come noi abbiamo cominciato. Poi se la persona sequestrata aveva una borsa, non lo so, ma non possiamo stiracchiare il concetto così, no? E poi dici i calabresi si offendono, e grazie che si offendono, tu ci hai declassato, ci tratti così come se fossimo dei napoletani qualsiasi, la gente si offende! Ma mi piace questo lavoro, mi piace fare il comico, perché la cosa più bella di fare il comico è che viaggi, vai in giro, vedi cose, alberghi, un sacco di alberghi, a me piace stare in albergo. Ero recentemente in questo strano albergo milanese, un albergo, voi potete immaginare con i soldi della stand-up la qualità degli alberghi in cui stiamo, questo albergo, moquette, tutta polvere ovunque, non c'era neanche la tessera per aprire la camera, ti davano la chiave con appeso quel, non lo so che cos'è, un portachiavi, una pera di piombo, che cos'è, un'arma, un nunciaco che puoi utilizzare per uccidere le persone, quello è pericoloso. E la cosa particolare di questa camera di albergo è che la finestra della mia camera d'albergo era chiusa a chiave. C'era una serratura nella finestra. Io dico, che razza di misura di sicurezza è? È il sesto piano. Chi si arrampica per sei piani in questo hotel due stelle? E se io vedo un tizio che si arrampica alla finestra, al sesto piano, io voglio aprire quella finestra. Io gli voglio fare, prego, accomodati. Cosa ti posso dare? Acqua? Caffè? Non ti posso dare il televisore, come vedi, è sigillato a questo mobiletto. Questa gente non si fida neanche di me. Ma non era in realtà per la gente che vuole entrare da fuori, era per la gente che vuole uscire dalla finestra. Perché io chiedo a un tizio e lui mi fa, ah no, devi scendere giù nella hall, chiedere la chiave, è una misura di sicurezza contro i suicidi. Quanto è brutto questo hotel che la gente prenota per notte solo per poi potersi suicidare? E poi che razza di strategia è se tu vuoi bloccare i suicidi? Quanto devi essere rendevole tu come suicida che... cioè, è una decisione sofferta, tu arrivi e decidi di suicidarti, poi vai alla finestra e chiusa, ah vabbè, buonanotte. È tardi, è arrivato. Magari domani, chi lo sa. E qual è la strategia nel caso, ok, io voglio scendere giù, chiedo la chiave. Ah, noi non diamo la chiave a chi sembra molto triste. Signore, lei con quella faccia, noi proprio non possiamo... Ma la prego, guardi, sono tre giorni che non cambio l'aria alla camera, ho bisogno di quella chiave! Ah, dite tutti così? Ora mi faccio un bel sorriso e se ne torni a dormire. Però mi piace stare in albergo, mi piace stendermi sul letto, guardare la TV. Io stavo guardando il telegiornale, la cosa che mi piace di più dei telegiornali sono i servizi di economia. Perché mi piacciono le immagini di repertorio, mi piace quello che mi mostrano i soldi. Perché non ne capisco in economia, ma loro non mi vogliono escludere. Loro in redazione devono pensare, l'economia è una cosa difficile, molti cambi, valutazioni, percentuali. Questo ragazzo si confonde, mostriamogli i soldi. Tanti soldi, pezzi grossi, viola, tutti i tipi, pesos, dollari, euro. Facciamogli fare un giro su questo nostro trasportatore. Il ragazzo si diverte. E poi ti mostrano, li contano questi soldi, no? C'è sempre un tizio che inquadrano le mani che conta questi soldi. Perché contano i soldi? Sono forse gli ultimi rimasti? Nessuno ci ha detto niente? Li mettono in questa macchinetta conta soldi. Io sono a casa che la guardo. Ragazzi, quanto vorrei averne una anch'io. Chissà se funziona anche coi pezzi da 5. Perché è vero, c'è bisogno di soldi. Io ho bisogno di soldi, voi avete, tutti hanno bisogno di soldi. E io stavo cercando lavoro su internet. Vabbè, potete immaginare quanti soldi si fa con la stand-up. Quindi stavo cercando lavoro. E gli unici lavori che puoi trovare su internet, ormai sono solamente due, e sono agente immobiliare e call center. Avete notato? È come se ci fosse un piano, no? Ok, allora ti dico che facciamo per risollevare il paese. Noi paghiamo questa gente per ficcare le persone dentro una casa. E poi una volta che sono dentro, paghiamo qualcun altro per chiamarli e cercare di vendergli altre roba. Che te ne pare? Secondo me è un piano che funzionerà.